L'uomo ha sempre guardato le stelle fin da tempi più remoti. Come mai? Certo che le stelle sono sotto gli occhi di tutti. È stato uno spettacolo che l'uomo primitivo ha sempre potuto osservare, che non solo lo ha incuriosito, e forse anzi più spesso lo ha terrorizzato, perché questi oggetti luminosi che sembravano muoversi da est a ovest nel corso della notte e che erano intangibili a una lontananza tale era impossibile immaginare che cos'erano. E la risposta più immediata era di immaginare che fossero delle divinità. E infatti nell'antichità si identificavano i pianeti con gli dèi. Giove era il re degli dèi, Saturno era il padre di Giove, Mercurio era il dio dei commercianti, Venere la dea dell'amore, Marte il dio della guerra, e l'astrologia è nata con l'astronomia, proprio immaginando che queste stelle, questi corpi misteriosi, avessero un'influenza sulla nostra vita terrena. E quindi i fenomeni inaspettati, l'apparizione di una cometa, un'eclisse di luna, ancora peggio un'eclisse di sole, erano fatti spaventevoli, probabilmente annunciavano dei disastri. E non si sapeva perché si alternavano il giorno e la notte. Si pensava che il sole andasse a dormire la notte e si alzasse al mattino, quindi si confondeva la causa con l'effetto. Le stelle hanno rappresentato un mondo misterioso, ci sono voluti secoli e secoli per riuscire a capire pian piano, avere un'idea della loro distanza, a cominciare a capire i moti, la differenza fra stelle e pianeti. E si sono voluti secoli e secoli, bisogna arrivare al XX secolo, per cominciare a capire a fondo che cosa sono le stelle, perché brillano, che cosa succede nel loro interno, di cosa sono fatte. E quindi per risolvere tutti questi misteri dall'inizio della civiltà fino ad oggi. Aristotele, prendendo spunto dalle idee dei suoi predecessori e in particolare dai sistemi elaborati da Eudosso e da Callippo, vissuti tra il IV e il V secolo avanti Cristo, sviluppò un modello geocentrico e geostatico del cosmo, immaginando quindi la Terra immobile al centro dell'universo. I corpi celesti erano fissati su una successione di sfere concentriche trasparenti annidate l'una nell'altra, ognuna delle quali ruotava di moto uniforme attorno ad un asse passante per il centro della Terra. Questo sistema divenne noto, molti secoli dopo, come sistema delle sfere omocentriche. Alle 27 sfere teorizzate da Eudosso, Callippo ne aggiunse altre 7. Aristotele arrivò ad ipotizzare l'esistenza di ben 55 sfere. La più esterna, quella delle stelle fisse, comunicava il moto a quelle inferiori, sino alla Luna. Le sfere successive, procedendo dall'esterno verso l'interno, trasportavano i pianeti Saturno, Giove e Marte, seguiti poi dal Sole, Venere, Mercurio e dalla Luna, la più vicina alla Terra. Secondo l'astronomia aristotelica, i corpi celesti sarebbero composti da una quinta essenza, l'etere, un elemento privo di massa, invisibile, immutabile e incorruttibile. L'etere si contrappone quindi agli elementi terrestri, soggetti a degenerazione e a mutamento. Il modello geocentrico di Aristotele
integrato da quello di Tolomeo, fu riconosciuto come l'unico possibile fino al tempo di Copernico. Dei più grandi astronomi dell'antichità è stato certamente Tolomeo, vissuto nel secondo secolo d.C. e famoso più che per la sua complicatissima teoria degli epicicli, che spiegava in modo soddisfacente il moto dei pianeti, per la sua opera L'Almagesto, che è un compendio di tutta l'astronomia greca dei sei secoli precedenti. Almagesto viene dal greco magiste, il più grande, che poi gli arabi tradussero in almagisti, da cui poi Almagesto. Il primo sistema del mondo fu avanzato da Aristotele, vissuto nel IV secolo avanti Cristo, e consisteva nell'assumere naturalmente la Terra al centro dell'universo e circondata da quattro gusci sferici con gli elementi che erano la Terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. E questi facevano parte del mondo sublunare, mentre tutti i corpi celesti, secondo Aristotele, erano fatti di materia diversa, la quintessenza, una materia eterica, e li assumeva che i moti dei pianeti, di tutti i corpi celesti, erano perfettamente circolari, perché il circolo e la sfera erano ritenute le figure geometriche perfette, eterni e immutabili. E questi dogmi di Aristotele durarono per parecchi secoli, arrivarono addirittura fino a Keplero e Galileo. E per Aristotele poi i pianeti, il sole, le stelle si muovevano su delle sfere cristalline, assunte proprio come sfere cristalline materiali. Sempre nel III secolo avanti Cristo abbiamo altri grandi nomi di astronomi, fra cui Eraclide e Aristarco, che immaginarono che fosse la Terra a ruotare su se stessa e no, da ovest a est, e non la volta celeste a ruotare da est a ovest.